Spazio di Cucina Efficace con Massimo Bersanetti, uno dei protagonisti della mostra fotografica Healthy Food, e degustando appunto Coffee Design volevamo sapere da Massimo qualche cosa riguardo la sua carriera e il suo percorso fotografico. Dunque, che rapporto hai con gli chef e durante i tuoi lavori come ti trovi, ecco? Ottimo, carattere professionale e con amicizia, sì, come fare a lavorare e a fotografare quello che fanno. Credo che valga per me come lavoro, diciamo. Con lo chef devi per forza avere un ottimo rapporto. Il feeling è fondamentale, quello che lui prepara tu lo guardi, lo vedi, lo analizzi e poi alla fine lo fotografi e è lì che nasce poi il benissimo rapporto. Il suo prodotto glielo devi proprio rendere bene, metterlo in evidenza, quindi non puoi che avere un ottimo rapporto, sennò è impossibile lavorare. Ti capita di aiutarlo a sistemare gli elementi del piatto, magari suggerire una posizione, parliamo non so, di un pezzo di carne più illuminato o meno? Sì, assolutamente, lui ti chiede, tu gli chiedi, guarda in macchina, è assolutamente un rapporto di collaborazione. Quindi si lasciano anche suggerire da voi? Sì, assolutamente. Sì, normalmente non ho mai trovato nessuno che ti diceva di no o che creava problemi. Eventualmente tu davi un suggerimento, magari lui non andava bene, poi lo riguardava. Quello che era importante è che anche lui guardasse in macchina. Poi sai, con il digitale di oggi è un attimo, tu scarti, lo vedi subito nel computer e a quel punto sai già cosa devi fare, e lui anche, insomma, se devi cambiare le luci, se devi cambiare qualcosa sul prodotto, girare il piatto, abbassarti, alzarti, non potresti farlo questo tipo di lavoro, ma anche in qualunque altro settore, non devi per forza avere un'ottima collaborazione. Hai iniziato da giovane a fotografare, cosa fotografavi e qual è stato il tuo cambiamento, il tuo passaggio verso il food? Curioso, perché da giovane quando fotografavo le tavole, ero ragazzino, quando le persone avevano finito di mangiare, io fotografavo le tavole così e molti non capivano, glielo dico la verità, neanche io, mi dicevano fai dei ritratti. La gente non mi piace, mi piaceva la tavola, sì, proprio con i piatti sporchi, i bicchieri rovesciati, vino. Dopodiché ho capito poi col tempo, perché allora non pensavo di fare il fotografo, facevo ben altro, e quando ho iniziato mi occupavo di arredamento, di medioevo, di tutt'altro genere di fotografia. Sono arrivato nel finito attraverso l'arredamento dei grandi operi. Certo. Mentre guardando la mostra ho notato la fotografia del pesce nel bicchiere con di fianco la bottiglia di vino. Dici qualcosa di questa idea, come mai? Erano delle provocazioni, come ha detto Paolo all'inizio. Quando eri giovane facevi delle cose, mi divertiva. Ma non c'erano solo quelle, ce ne sono moltissime. Ma perché trovavo sempre, dovevo divertirmi mentre fotografavo, quindi c'era il piatto magari normale, fotografato bene, la bottiglia, il bicchiere di vino pieno, e ogni tanto provavo queste cose, come, non so, un cuoco l'ho messo in piscina, con i piatti in mano, senza scarpe, sono tutte cose che, quella lì era un'azienda anche abbastanza importante, quella di vino, era la, e non so se si può dire, perché eventualmente lo togliete, era la mia netto, no? E quando videro il pesce nel bicchiere,
guardare una sera, forse questa è meglio non usarla, io penso, fate come volete, ve la regalo, cioè fate quello che volete, fate un cartello pubblicitario se volete, sennò è come la zampa di gallina, no? Perché erano delle provocazioni, no? Poi alla fine la fotografia che viene fatta, l'hanno utilizzata? No, assolutamente, quella del pesce nel bicchiere, assolutamente no, però hanno fatto un cartello vetrina che tennero in azienda, ma non ebbero il coraggio di metterlo fuori. Va bene, ringraziamo Massimo, speriamo ti sia piaciuto il caffè. E complimenti per tutta la struttura, per lo stand, per l'organizzazione.